Buongiorno a tutti e benvenuti, ben ritrovati. Siamo nel centro di Potenza, piazza Mario Pagano, meglio conosciuta forse anche come piazza Prefettura, e proprio qui dietro me potete vedere il grande palco che sicuramente avete già avuto modo di ammirare nei giorni scorsi, ed è doveroso un ringraziamento a tutti i tecnici, le maestranze e gli operai che hanno lavorato incessantemente nel periodo natalizio per assicurarci che tutto sia pronto per il grandissimo spettacolo di questa sera alle 21, l'anno che verrà. Adesso vi darò tutte le anticipazioni del caso, intanto continuate a seguire Buongiorno Ragione, perché noi ci vediamo veramente tra pochissimo. Buona giornata. Sera, i big della musica italiana sul palco dell'anno che verrà. Igor, che aria si respira? Allora, si respira aria indecisamente un po' freschina, questo naturalmente siamo in pieno inverno, ma il protagonista che non ci sarà questa sera è la neve che nei giorni scorsi ha imbiancato Potenza, dunque sarà l'anno che verrà all'insegna del bel tempo. Non c'è neve, non c'è pioggia, non c'è grandine, non c'è neanche vento. Strano, perché mi è volato via il cappello che vedo assolutamente qui. Buongiorno, con noi in piazza Mario Pagano Rosmi, una delle protagoniste del talent lucano questa sera all'anno che verrà. Rosmi, un attimo solo di pazienza, perché innanzitutto vorrei farvi vedere qualche anticipazione, qualche chicca delle prove che ci sono state ieri pomeriggio con le interviste effettuate per noi da Umberto Vallone. Noi cominciamo innanzitutto Noblesse Oblige con Orietta Berti, sentiamo che cosa ci ha detto. Quando fanno l'anno che verrà c'è sempre un pubblico immenso, pieno di calore, pieno di entusiasmo, che ci scalda. Queste sono le prove, poi ci sarà lo spettacolo. Abbiamo fatto le prove con le basi perché il balletto dovevo provare, poi domani sera abbiamo con l'orchestra. Appunto, finché la barca va, insomma, qui la barca va. La barca va sempre. La barca va sempre a Orietta Berti e poi naturalmente anche tanti altri artisti, per esempio Fausto Leali, sentiamolo ai microfoni di Umberto Vallone, vai. C'è il pubblico che ti ha seguito, che ha cantato, che ha partecipato. Beh, queste sono le prove. Domani sarà ancora meglio sicuramente, ma voglio dire, io ho già avuto l'esperienza l'anno scorso a Matera ed è stupendo, Beh, insomma, poi conosco benissimo questa zona, io ci lavoro tutto l'anno in giro, quindi... E poi qui sono queste canzoni che tutti cantano, canzoni. Per fortuna ancora funziona. Ancora funziona assolutamente Fausto Leali, la tua bellissima risata, e la terza persona che vi voglio far sentire è la voce direttamente di Arisa, sentiamola. Un po' fa freddo, però c'è il calore del pubblico. Mamma mia, ma non mi aspettavo tutta questa gente per le prove, guarda, veramente calorosissimi, come sempre. Per te è un po' emozionante davanti al tuo pubblico. Sì, ma davanti al mio pubblico, davanti ai miei amici, davanti ai miei compaesani, concittadini, non so come chiamarli, perché io sono di Pantano di Pignola, però bene o male ho fatto le scuole superiori tutte a Potenza e questi posti li conosco a memoria e tra l'altro quando vengo qua ci torno, quindi per me è abbastanza strano stare sul palco, però ormai è il secondo anno che succede, mi sono abituata. E comunque non sento la distanza, devo dire la verità. Mangiare è pronto. Allora, non sente la distanza, Arisa, non sente la distanza neanche Rosmi, se quando la tua terra sei un pochino emozionata però per essere sul palco Rai? Molto emozionata, però guarda, la mia terra sono certa che mi riscalderà, lo sta già facendo, felicissima di questo. Poi adesso il tuo cappello, il tuo colbacco, quindi sì. Meglio di così. Sentivo un po' di freddo, però riscaldami tu con le note di una canzone, che cosa ci canterai questa sera? Guarda, questa sera sarà un omaggio a Mango con un brano suo e sarò felice di farlo. È anche un po' spaventata perché parliamo di Mango, quindi non parliamo dell'ultimo, proprio il nostro ufficiale, cantante ufficiale della Basilicata, della nostra terra lucana. E allora tutti quanti questa sera, mi raccomando, qui in piazza Mario Pagano, ricordatevi, non pensate neanche di salire qua in macchina, le scale mobili saranno aperte fino a tardi, ci sono navette speciali messe a disposizione dalla regione e dall'Università della Basilicata, maggiori dettagli...